Un intervento di una rilevanza enorme per Ravenna. Quali ricadute ne avrà il territorio? Il territorio ne avrà tante ricadute perché questa infrastruttura, questo nuovo terminal, sarà un terminal fondamentalmente di home port, quindi di inizio e di fine di crociere. In studi che hanno fatto soprattutto l'associazione CLIA, che è l'associazione che raggruppa tutte le compagnie di crociere in Europa, si è fatto il calcolo che ogni passeggero in un home port ha una spesa media di 350 euro a passeggero al giorno. E questo, la stessa spesa, se si considera un passeggero in transito, è di intorno a 100-120 euro al giorno. Noi stiamo pensando in un momento di, diciamo, quando il terminal sarà operativo e funzionante, e l'obiettivo è raggiungere 300.000 passeggeri all'anno, quindi possiamo fare già i conti. Non si tratta solo di una ricaduta economica diretta, c'è anche tutta la forza di lavoro che è richiesta per far funzionare un terminal, dalle guide turistiche agli autisti che guideranno gli autobus, i lavoratori che saranno nel terminal, chi si occuperà di caricare e scaricare le valigie, le provviste, agenzie di viaggio, agenzie marittime, insomma tutta una comunità enorme, e anche in città, no? I negozi, i negozianti, i bar, è tutta una comunità che si mette in moto appunto attraverso di questo incentivo particolare che viene dal mare. C'è un altro aspetto, anche quello dei rifornimenti. Gli aspetti dei rifornimenti, di cui noi ne andiamo molto fieri come società, la Royal Caribbean da sempre tenta di fare un rifornimento privilegiando i prodotti locali. E questo è un lavoro che dovremo iniziare a fare prestissimo per identificare i produttori che possano garantire una qualità del prodotto, soprattutto sostenibile nel tempo, in modo tale di adeguare la nostra offerta culinaria a bordo a questi prodotti. Non si possono fare progetti senza una sinergia con gli enti locali. Ovviamente l'autorità del sistema, ma anche il comune, la regione, sono tutti questi enti che fanno sì che una progettazione sia una progettazione di successo. Noi possiamo ovviamente apportare il nostro know-how su come fare, come operare una struttura di questo genere, ma senza la collaborazione e la sinergia con questi enti noi non potremo conoscere il territorio, quindi sono loro che ci aiutano, che ci insegnano, e quindi assolutamente è una partnership fondamentale. Il terminal sarà sviluppato su due piani, potrà operare contemporaneamente due navi facendo attività di home port, quindi perfettamente divisibile in due, per poter operare indipendentemente le due navi verso nord e sud, le due ale, diciamo, del terminal. E nel piano di sotto ci sarà l'arrivo, il check-in, e poi nel piano di sopra diciamo già l'imbarco verso la passerella che connette con i boarding bridge verso le due navi a destra e a sinistra, oppure a sud e a nord. Altrettanto, tornando indietro, i passeggeri troveranno i loro bagagli nel piano di sotto, scenderanno dalla passerella al piano di sotto, raccolgono il bagaglio e ripartono verso gli aeroporti o le stazioni di treni o i pullman. Vorrei aggiungere un altro elemento. L'autorità di sistema ha fatto un investimento importante nel Parco delle Dune. Il Parco delle Dune sarà questo parco retrostante o antistante il termine, a seconda di come lo vediamo. Noi abbiamo voluto integrare il terminal in quel contesto, e la nostra idea è che la città possa, i cittadini di Ravenna possano venire a Porto Corsini a passare un momento piacevole, a visitare il Parco delle Dune, passare con la bicicletta, avvicinarsi al molo. Faremo dei chioschetti al di fuori del terminal che saranno proprio al servizio della città. L'idea appunto è di integrarlo e far sì che anche quando non ci siano navi, quella parte dell'area è viva, è vivace, è aperta, e può anche collegare con la pineta che c'è verso nord e tutta la linea di costa.